Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite e sigla. Allora, oggi, come potete vedere, è un video diverso perché sapete che Davide Calopsite tratta fondamentalmente di pappagalli calopsiti, però l'amore nasce in riferimento a tutti quanti gli animali ed è per questo che ho deciso quest'oggi di introdurre un personaggio che ha da dire tante cose, o meglio, ha da insegnarci tante cose. E parliamo ovviamente, come lo potete vedere, di cani. Intanto salutiamo, ciao Fabio. Ciao a tutti. Allora, Fabio, intanto Fabio vi dico subito, poi ve lo metto sotto nel box, ha un canale che si chiama Parliamo di cani e dintorni con Fabio Marcone, ve lo metto sotto, naturalmente vi consiglio di andare a vedere, vi consiglio di iscrivervi, perché anche se avete dei cani, c'è sempre da imparare, in particolare da un professionista come lui. Adesso io faccio parlare Fabio, perché come sapete, se no io non mi sto mai zitto e non finiamo più. Allora, Fabio, intanto presentaci i cani. Allora, ciao a tutti, io ho due cani, una Golden Retriever che si chiama Kim, che è un cane da salvataggio ed è addestrata, ed è una Beagle che si chiama Ariel. Kim ha 7 anni e Ariel quasi 10. Passione, come è nata per i cani? Allora, io ho la passione da quando sono piccolo. Infatti, quando ero piccolo, intorno agli 8-10 anni, portavo a spasso i cani di mio zio e poi quando sono cresciuto ho iniziato a chiedere ai miei genitori di mio cane. A quel punto mio padre mi ha detto: quando potrai gestirlo da solo, perché il cane è comunque un impegno, ti farò il cane. E a 16 anni ho avuto il mio primo cane, che era un boxer maschio, che è stato con me 14 anni ed era uno di famiglia praticamente. Poi vabbè, ho fatto l'università. Diciamo che per un periodo di tempo ho iniziato a lavorare, non potevo prendere un nuovo cane. Nel momento in cui io e mia moglie abbiamo acquistato una casa con un piccolo giardinetto, il primo pensiero è stato di farci il cane. E dopo un po' di indagini, quale razza prendere, quale cane era più adatto al nostro stile di vita, anche la dimensione di casa, che insomma non è enorme, abbiamo preso Alien, una Beagle. Perché vabbè, aveva il pelo corto, mi sono fatto consigliare da un amico veterinario, diciamo poco aggressiva per la famiglia, un cane tranquillo. Ed è arrivata Ariel, che abbiamo preso da cucciola da un allevamento, e sin da subito abbiamo capito che il Beagle è un cane molto particolare e ha un carattere molto forte, nonostante le dimensioni medio piccole. E in quel periodo chiama un amico con cui portavo i cani a spasso e mi dice: c'è quel ragazzo che ha Kim, la Golden Retriever, che non può più tenerla, la vuoi prendere? E io inizialmente la prima risposta è stata: adesso non posso. Non posso perché era appena nata la mia bimba di 6 mesi e già eravamo abbastanza suggissati di impegni per seguire il cane, la bimba, la Certo. casa, il lavoro. E invece mia moglie mi ha detto: vabbè, proviamo, vacci a parlare, conoscila, e abbiamo fatto una prova. Abbiamo fatto una prova di un weekend per vedere anche se i due cani andavano d'accordo. E Ariel ha accettato subito Kim. Sono andati subito d'accordo perché Kim comunque ha un carattere molto tranquillo, pacifico, non sono mai andati in conflitto tra di loro. Tranne una volta in cui ero assente per lavoro, e niente, e da quel punto in poi Kim non è più uscita di casa. Quindi, come avete capito, Fabio non è un cazzabuboletto che si è fatto il cane, tanto per no, è un professionista, ecco perché l'idea comunque di introdurvi questo nuovo format mi piaceva tantissimo. Allora io adesso però con te Fabio non vorrei entrare nel dettaglio di quello che tu fai, perché? E qua risubentrate voi.
Allora, se vi incuriosisce la cosa, quindi entriamo sul lato professionale con tutte le tecniche, tutte le cose, poi ovviamente quello che Fabio potrà dire, fatecelo sapere sotto al box o fatelo sapere anche a Fabio, insomma, fate quello che vi pare. Basta che ce lo fate sapere e così ci organizziamo e entriamo più nel dettaglio su sta cosa. Quindi Fabio, invece, io vorrei in questa volta qua vorrei concentrarmi sul tuo canale, che vi ripeto, parliamo di cani e dintorni con Fabio Marcone, perché io l'ho visto, è bello. Io vorrei sapere da te, così lo facciamo sapere un po' a tutti, fondamentalmente perché ci sta sia un lato in cui tu vai a parlare di come si addestra un cane, però tratti anche i fatti di tutti i giorni, di quotidianità, cioè della serie. Io non ho mai avuto un cane, se me lo faccio e voglio un po' di dritte, mi guardo il tuo video. Sembro Barbara Sì. D'Urso, ci tengo questa luce blasciata. Dici un po' il canale, Sì, com'è. allora, perché è nato il canale? Io soprattutto quando ho preso Ariel, poi nel tempo mi sono reso conto che ho fatto tanti errori e visto Abbiamo che il culo del canale. sono riuscito comunque a farmi un po' di esperienza. Mi faceva piacere trasmettere un po' delle mie conoscenze a chi si sta affacciando adesso al mondo della cinofilia. Cioè, diciamo che il mio target è la persona che al momento si vuole fare un cane, che razza scegliere, che sesso prendo, di razza, non di razza, dal canile, adulto, cucciolo. Io cerco di dare un po' di risposte in base alla mia esperienza. Ma perché la scelta del sesso è importante? Se maschio o Beh, maschio femmina? e la femmina hanno Parlo da caratteristiche diverse. ignorante, Il maschio e la dimmi. femmina hanno caratteristiche diverse. Io ho avuto il boxer maschio e adesso ho due femmine. Sicuramente, allora, fisicamente il maschio è più grande, ha una forza maggiore, normalmente è anche più materiale nel rapportarsi sia con i bambini che con le persone che con gli altri cani. E i maschi tra di loro tendono ad essere un po' più territoriali e dominanti quando si portano a spasso. Quindi se una persona, soprattutto magari anziana, comunque una famiglia in cui il cane deve essere gestito da un ragazzo, da un bambino e deve portarlo fuori, io consiglio la femmina normalmente. A me io sono innamorato delle femmine perché Più vedo tanti tranquilla. maschi tendono a marcare il territorio, quindi se passa un altro maschio vicino magari fanno pipì vicino al cancello perché la loro zona. Poi ovviamente non si può fare un discorso generale perché ci sono dei maschi remissivi e tranquillissimi e dei maschi un po' più dominanti, come pure le femmine, perché Kim è tranquillissima con tutti, invece Ariel, se vede un'altra femmina nel suo territorio, diventa un po' agitata. Quindi, però, ecco, i maschi tendenzialmente lo sono un po' di più. Ecco questo. E poi ti dicevo, perché è nato il canale? Perché nel tempo, siccome gli amici sanno che ho questa passione, gli amici, i colleghi, le persone che mi conoscono, mi chiedono consigli. Quindi c'è il vicino di casa, mi sono fatto un cagnolino, mi viene a dire qualcosina come gestirlo, oppure mi vorrei fare, che razza mi consigli? Allora da lì ho pensato, ok, perché faccio dei piccoli video in cui dico quello che penso, ma io non sono un educatore, sono diciamo un allievo istruttore a livello di obbedienza, però non è il mio lavoro principale, è la mia passione. E quindi da lì è nato, ok, metto qualche video online per aiutare qualcuno. Questa è stata circa l'idea, la mia idea circa 6 mesi fa, perché poi io usavo YouTube in questo senso, cioè vedevo i video degli argomenti che mi interessavano, sia di cinofilia che di pappagalli che di altri animali pet, allora ho pensato di aprire. Vedete, questo si ritorna un po' al discorso che ho sempre fatto io, nel senso che su YouTube si trova di tutto e di più, puoi trovare roba trash, puoi trovare roba altamente intellettuale, e poi ci sono questi tipi di canali di nicchia, che però fondamentalmente sono dei canali fatti da persone che vanno a condividere con tutti quanti noi le loro esperienze. Ad esempio io per cane mai avuto purtroppo, quando me lo farò aspettando che mio figlio diventa meno disgraziato. Fabio, con te penso che ti tampino, e quindi vedi che il canale di Fabio, come il mio, come tanti altri canali che trattano questi argomenti, alla fine sono
nascono con l'idea di condividere, non tanto per farsi vedere, ma per passare qualche cosa agli altri, basandosi sul fatto che uno dice, vabbè, magari ho delle difficoltà esempio Fabio, lui c'è riuscito, ha una sua esperienza, i vicini chiedevano il consiglio, ha pensato bene, ma sai che c'è, mo aiuto tutta Italia e non se ne parla più. Vedi? Gli deve la stessa cosa mia. Questi sono canali belli, secondo me. Sono quei canali che hanno puliti, come ho sempre detto, sono dei canali puliti. Senti, tu hai due bambini, vero Fabio? Come Sì. interagiscono con i cani? Allora, vabbè, loro sono talmente abituati a stare con i cani che li vedono quasi come fratello e sorella, cioè come noi abbiamo i cani dentro casa, anche se abbiamo un piccolo spazio fuori, comunque dormono con noi. E loro, ecco, magari se passano vicino al cane e magari gli toccano la coda, dico, scusa Kim, scusa Ariel, cioè, per loro sono di famiglia. C'è la mia bimba più grande, vabbè, tutti e due sono praticamente nati e cresciuti che comunque i cani ce l'avevamo, c'avevamo solo Ariel all'inizio e poi arrivata qui. C'è la mia bimba più grande che dice che vuole fare la veterinaria dei cani, però non di tutti gli animali, perché altri animali non le piacciono proprio. La veterinaria dei cani. Mi aiuta infatti in qualche video a fare anche qualche esercizietto, cerco di coinvolgerla perché è un'attività che mi piace fare pure con loro. Sì. Il maschietto è un po' meno paziente, un po' più irruento, così, però comunque tutti e due amano i cani, non hanno paura, tranquillissimi, anzi a volte vado a riprenderli a piedi quando posso all'asilo col cane, e magari i bambini, gli amichetti loro che non hanno il cane, sono un po' intimoriti, il mio bimbo, no, lei è il mio cane, Kim, si abbraccio. Coinvolgo pure gli altri, diciamo, per far capire che sono cani buoni, tranquilli. Poi ecco Kim, la porto al mare in addestramento e lì spesso ci sono, vabbè, quando arrivo al mare magari ci sono ancora i miei bimbi che stanno facendo il bagno con gli altri bimbi, è l'idolo dei bambini perché arrivano, giocano con il Certo. canottino, attacco il canottino a Kim e li porta a spasso e vabbè, i miei bimbi non, già non saprebbero stare senza cani, già pensano, ma quando non ci saranno più Ariel e Kim, ci facciamo un altro cane? Perché per loro è una cosa ovvia che non può mancare. Ma infatti questa comunque ho sempre saputo che cioè far crescere un bambino con un cane. Anche con i gatti, per carità, però con i cani in particolare, che si dice sempre che ai cani gli manca la parola, è istruttiva, è importante anche a livello di relazionarsi con gli altri. Vabbè, Sì, mo non secondo me entriamo nel merito, se no l'empatia paro che ti dà un veramente. animale ti aiuta anche poi nel futuro, cioè se tu riesci a entrare in empatia con un animale, quindi capire che cosa ti vuole dire l'animale, ok, ti dà una marcia in più anche poi nel lavoro La e nel sensibilità rapportarsi superiore. sì, con le persone da adulta. Io. Fabio, fammi fare una domanda. Allora, ripeto, sempre da ignorante, per insegnare a un cane a non fare la cacca dentro casa, come si fa?